Ciao ragazze, amiche di agende di decorazione di cancelleria. Oggi volevo farvi vedere come si può fare un Midori o una Midori, non so se vengono, non so quale sia la giusta, se è femminile o maschile, comunque io dirò un Midori, fatto in casa senza spendere tanti soldi, farselo da sé e quindi con molta più soddisfazione che non comprarlo. Lo possono fare tutti. Adesso, dopo vado a farvi vedere il materiale che serve per farlo. Se qualcuno di voi non sa cos'è un Midori, ve lo faccio vedere io. È una specie di taccuino, è un taccuino giapponese per archiviare, diciamo, per prendere nota delle cose durante il giorno, ma anche nascerebbe infatti come taccuino per viaggio. Allora, io vi ho fatto questa versione con un cartoncino plastificato, un elastico con un charms che comunque mi era stato mandato in omaggio, questo da Timbro Scrap Mania dopo un acquisto. Avevo plastificato questi due cartoncini di Tiger e mi sono fatta tre taccuini, uno con le carte, quelle sempre di Tiger, e mi sono stampata un refill con mensile, perché il Midori può essere usato anche come planner, volevo farmene uno così. Generalmente ci sono tre taccuini, uno a quadretti, uno a righe e uno completamente bianco, un foglio completamente bianco. In questo caso io ho scelto invece di farmi un taccuino fatto in questa maniera, con un planner visuale mensile, e va cucito da me. E poi ne ho fatto un altro con cartoncino così, con i fenicotteri. No, questo è sempre il finale. Vedete, aveva i gelati con interni fenicotteri. Poi uno con questi pois. Con questi pois. E ho fatto il planner settimanale. Questi li ho stampati, li ho comprati e presi da Etsy. E li ho stampati perché avevo la stampante. Ma si possono, come dico, fare anche fatti in casa, si possono anche creare, anche questo cucito, basta metterseli con righello e penna e si possono creare. E qui ne ho fatto un altro invece che avevo già, questo ce l'avevo già perché l'avevo preso sempre su Etsy, a quadretti, gli ho soltanto cambiato la copertina perché la copertina che aveva non mi piaceva. Come vengono legati questi taccuini, tre taccuini, io li ho legati insieme da degli elastici colorati che poi vi faccio vedere. In realtà insomma, il Midori di solito ha questa specie di elastico. Questo è un elastico che ho tolto da una cartellina, vedete, una cartellina di quelle che si usano per tenere dentro i documenti, e mi piaceva insomma questa cosa. Con tre elastici si uniscono i Midori, due vanno a unire due taccuini e uno in mezzo va ad attaccarsi completamente alla copertina, quindi due interni e un esterno per chiudere. Questo Midori è fatto, come vedete, con la plastificatrice, tutto, ne ho fatti degli altri che poi vi farò vedere, ma adesso invece ve ne faccio vedere uno che si può tranquillamente fare con le cose che si trovano tranquillamente in una cartoleria, in un reparto specializzato di un supermercato che vende comunque quadernoni, trovate tutto quello che vi serve. Allora, andiamo a vedere l'occorrente, insomma, per fare questi Midori. Vi servono dei quadernoni grandi, in questo caso uno a quadretti fatto in questo modo, oppure potete scegliere dei quadretti anche più grandi, come più vi piace. Le copertine, per chi non ha la plastificatrice, vanno benissimo per fare la copertina del Midori, cioè quella che avvolgerà i tre taccuini. Quindi si possono tagliare anche queste e utilizzare come copertina del Midori. Il Midori vero, originale, nasce in vera pelle, in cuoio. Io vera pelle non lo farei mai, preferisco sicuramente sintetico o comunque in cartoncino, insomma, meglio se plastificato, ma se uno non ha la plastificatrice, questi cartoncini sono comunque molto validi. Per esempio, allora, questo quaderno, oppure questo, molto carino, molto allegro. Anche qui la copertina è abbastanza, ma è plastificata, può andare bene. Certo che col tempo sicuramente si rovina, qui ce n'è un altro a quadretti. E qui ne ho preso un altro invece, questo è già diverso, guardate com'è fatto, con la copertina plastificata così sopra e sotto così con le farfalle e i fiori, molto carino. E questo completamente a righe.
i midori, i taccuini dei midori sono uno a righe, uno a quadretti, e poi serve dei fogli bianchi. Questi sono dei fogli bianchi di una risma di carte per la stampante, ma si possono acquistare quei blocchi completamente bianchi, sono più che sufficienti, basta che sia una insomma in A4, ecco. Poi serve un righello, poi servono queste pinze, queste pinzette che vi aiuteranno a tenere fermi i fogli quando li dovete tagliare e anche quando li dovete forare, perché poi vanno cuciti, quindi servono delle pinzette che siano molto forti, che chiudano molto bene i fogli. Poi io, non avendo l'elastico, quello bello delle Midori che ho fatto vedere, insomma, non posso andare a continuare a comprare cartelline e levare gli elastici delle cartelline, uso questi, sono elastici colorati, costano circa un euro e sono belli resistenti e sono belli colorati, fatti molto bene, sono un po' diversi dai soliti elastici che vediamo. Questo è, io spero insomma che durino abbastanza per le mie Midori, semmai un domani comprerò quello lì più resistente, solo che 10 metri costano 8 euro su Amazon, intanto siccome per il momento è una cosa così, ho voluto provare in questo modo. Poi serve una forbice, servirà del filo e vi serve un punteruolo, perché per andare a forare delle risme, appunto le risme di carta che avrete, sono un bel po', avrete bisogno di un punteruolo. Raccomando ovviamente i bambini, aiutati da genitori, da mamma, papà, insomma, che queste cose non vanno fatte da soli perché sono pericolose. E poi per fare i nostri notebook, per fare i nostri taccuini interni, ci servono dei cartoncini, questi cartoncini un po' spessi, perché questi taccuini insomma hanno bisogno di essere un po', di avere un po' una copertina un po' spessa, anche se le classiche Midori, anche quelle che avevo comprato io in passato, avevano delle copertine molto leggere, sarà, ma io preferisco averle un po' più resistenti, cartoncini così o cartoncini colorati semplici che si trovano normalmente in cartoleria. Poi cosa serve? Una penna, ovviamente, per segnarsi le misure, e una taglierina, oppure al posto della taglierina, per chi non ce l'ha, io ho una taglierina da tavolo, per chi non ce l'ha può usare il taglierino, quello classico a lame singole, insomma, e può andare a tagliare i fogli in quel modo dopo che ha fatto il segno. Io ho visto che altre persone l'hanno fatto in questo modo. E poi niente, vi faccio vedere i due taccuini che io ho già preparato, siccome sto preparando la Midori per mia figlia, una Midori per mia figlia, o un Midori, adesso qui una volta lo chiamo, una volta al femminile, una volta al maschile. Queste sono fatte sempre con le carte di Tiger. Io ho fatto un Midori a righe, ovviamente vi ho detto, insomma, il Midori classico ha questi tre taccuini a righe, a quadretti e bianco, e l'ho cucito con questo filo giallo che qui non si vede. Poi ne ho fatto uno azzurro sempre con le carte di Tiger, e questo è quello bianco che l'ho cucito con un filo. Insieme a voi vado a fare il terzo taccuino, che è quello a quadretti, quindi lo prenderò da uno dei quadernoni. Eccoci allora con il nostro quadernone a quadretti, perché appunto mi manca un taccuino a quadretti, andiamo a staccare i fogli. Insomma, la metà, quindi mi tengo soltanto la metà, questa metà dalla parte di qua. Ecco, allora me ne sono tagliati un po', visto che essendo appunto raddoppiando, mettendoli doppi, sono più che sufficienti insomma per fare un taccuino grande più o meno come questi, e allora terrò fino a questa parte qua. Adesso, allora, sui fogli che ho preparato vado a fare la sagoma del taccuino. Questa è una copertina di un vecchio taccuino di un Midori che avevo, di uno dei taccuini, ecco, e questa fa come misurazione, fa 22 di larghezza e 23 di altezza, quindi vado a prendere le misure, mi attacco esattamente a questo punto, così posso, questi pezzi qua che verranno, che saranno avanzati, potrò utilizzarli anche questi come blocco notes. Devo stare naturalmente un po' più piccola della misura della copertina, perché sennò i fogli usciranno. Quindi se questo è 22, praticamente arriva qui,
e questo arriva qui, io dovrò stare un po' più indietro. Starò più indietro di 'Forma. Lo vado a schiacciare bene in mezzo, sulla metà. Qui c'è una parte già stondata, vado a stondare anche l'altra con la forbice. Questo lo tiriamo via che non ci serve più. La stessa cosa vado a fare sotto. Ecco fatto. Quindi tiriamo in mezzo bene là. E adesso vado a metterlo, lo vado a mettere con queste pinze in modo che stia un po' in forma finché faccio la copertina, perché devo fare la copertina di questo taccuino. Lo fare con questo foglio rosso. Prendo sempre le stesse misure di prima che vi ho detto. Sto nell'angolo, in questo caso le misure saranno, cioè starò esattamente, lo terrò, farò grande così. Vado a bloccare la parte in alto. Dobbiamo intanto bloccarlo. Poi le cose artigianali non sono mai perfette, per quello che sono belle, almeno io la penso così. Andiamo qua un attimo, stiamo un po' in mezzo al taccuino perché ovviamente essendo più piccola i fogli lì così, e ne mettiamo uno qua in fondo di pinza e l'abbiamo ben fermato. Adesso vado a prendere il mio punteruolo. Allora io direi di fare, io di solito faccio qui un buco, qui un buco, qui, e stessa cosa vado qua in fondo, insomma non ho una qui e qui, diciamo che sono 1 2 3 4 5 quadretti di distanza. Allora adesso ci vuole un po' di forza, io l'ho fatto anche con uno spillo perché non avevo questo punteruolo che poi mi si sta mezzo distruggendo lo stesso. E con uno spillo sono andata bene lo stesso, però come dico bisogna metterci un po' di forza e si deve spingere finché, mi raccomando, non bucarsi le dita, finché non si sente che si può fare anche in questo modo, così si va, vedete che sta arrivando la punta, si fa un po' prima. Più grosso, cioè non dovete farlo enorme questo foro perché poi ci dovete mettere il filo, se no poi non starà lì. Nel senso che quando fate il nodo per partire, il nodo vi va da una parte all'altra di sto foro, non so se mi sono spiegata, comunque poi vi faccio vedere. Ecco qua, diciamo che così è più che sufficiente, vediamo se riesco a farlo vedere. Sì, dai.
Ecco qua, i quattro fori sono fatti. Adesso non ci resta altro che cucire. Mantenendolo sempre bloccato in questo modo, andiamo a scegliere il filo. Allora, io vorrei, naturalmente, essendo rosso, vorrei farlo sul rosso. Metterci il filo rosso. L'ago. Ecco qua. Anche dello spago va bene. Io uso il filo perché lo spago non ce l'ho. È un filo un po' resistente, non troppo leggero. Ecco qua. Facciamo il classico nodo. Sempre se ci riesco. Fatelo un po' cicciottello. Tanto resterà all'interno del taccuino. E non sarà cioè, se siete bravi, io non riesco a farlo più, non riesco a farlo bellissimo comunque. E cominciate a infilare. Ecco, ecco perché dico che non devono essere troppo grossi i buchi, perché sennò il nodino va giù. E cominciate a cucire il vostro taccuino, che è una cosa molto divertente quando avete fatto i buchi. Sarà molto facile poi. Varie passate. Eccolo perso. Ma porca miseria. Dopo, se volete fermare bene il filo, potete metterci anche un pezzettino di scotch qui in mezzo, insomma. Lo so che non è una cosa proprio professionale, ma chi se ne frega. So dove salta fuori, no. Poi, dopo aver fatto avanti, sopra, sotto, così, da fuori sempre, andate direttamente in questo modo nell'altro buco. Quindi vi verrà fuori un filettino così. Io ho fatto in questa maniera, magari voi trovate delle maniere migliori, non lo so. Sperimentate. E adesso, per fare la fine, per essere insomma sicura che la mia Midori sia ferma, lo ripasso in questa maniera, magari in questo modo, così ci faccio fare anche un nodino. E qui taglio. Là e taglio, insomma, e viene fuori in questa maniera. Ecco, non è proprio così bruttissimo, insomma, ecco, neanche bellissimo, ma neanche bruttissimo. Allora adesso possiamo andare a togliere i nostri fermagli e il nostro taccuino è bello che è pronto da sfogliare e potete farci qualsiasi cosa. Guarda, è così una soddisfazione aversi fatto qualcosa, rilegato un taccuino. Poi dopo qui ci sono le varie pieghe, ma si sistemeranno, non vi preoccupate. E quindi adesso non posso far altro che andare a comporre la Midori o il Midori. Prima di comporre il Midori mi serve la copertina, giustamente. Vi faccio vedere. Allora, questa è una copertina di un vecchio Midori. Vedete che è sintetica, fatta in questa maniera. Loro ci mettono le borchie, li fanno proprio insomma con interno, poi qui cuciti, ma queste vengono a finire che costano 30 euro. E invece noi andiamo a farne uno praticamente, abbiamo fatto uno praticamente low cost che possiamo fare tutti e lo faremo con il rivestimento di questa copertina.
allora, a righe, a quadretti e bianco, sì, lo infiliamo dentro e gli diamo la sagoma, ecco qua, così. Questo è proprio fatto in casa, ecco, se fate con un cartoncino viene sicuramente meglio perché c'è questo segno, non è bellissimo da vedere, insomma, però è carinissimo davanti, mi piace troppo. E adesso andiamo a mettere gli elastici. Dopo questo qua dovete metterlo sotto a un peso, qualcosa che sia pesante, in modo che stia bello giù. Allora, gli elastici, andiamo a vedere. Ci sta bene il viola, ci sta bene un po' tutto, anche il giallo, il blu, eccolo qua. Allora, andiamo a prendere le due midori. Allora, la midori in mezzo, questa, la fissiamo così, là. E adesso prendiamo i lembi della prima e la prima copertina dell'ultimo taccuino e lo andiamo a fissare così. Vedete? Sono tutti attaccati assieme, non si staccano. E la nostra midori è pronta. Chiudiamo. Qua si può fare anche un piccolo, se volete anche una piccola insenatura dove va a infilarsi dentro bene, gliela facciamo tagliando qui, facciamo una specie di, come si può chiamare, se mi venisse la parola, là. Ecco dove si va a infilare bene l'elastico. Ecco qua, così non si muove ed è bella fissata. E poi si può chiudere con un viola, se no con un verde, insomma. Ecco qua. Se avessi l'elastico da infilare dentro, quello come ho fatto vedere nell'altra midori che mi sono fatta, l'avrei fatto un taglietto qui, l'avrei fissato dentro con un nodo e poi l'avrei girato. E questa è la midori fatta insieme. Adesso vi faccio vedere altre copertine che ho fatto con altre midori, insomma, che mi sono fatta. Allora, per fare le copertine delle midori, se avete la plastificatrice, è sicuramente molto più semplice. Ne ho fatta una così, per esempio, molto bene per fare le copertine sono queste carte da pacchi. Queste carte da pacchi plastificate hanno quella giusta robustezza, ma anche sono belle morbide, diventano, vedete come sono belle, non sono troppo rigide. Quindi carta da pacchi va benissimo. Poi ho fatto delle copertine, questa sarà per una midori per mia figlia perché ha scelto le mele, con questa carta velina messa doppia, questa è di Tiger. E questa è la midori che è ancora con una copertina ancora più morbida, mi piace tantissimo. Poi ho usato delle altre carte, questa è sempre una carta di Tiger simile a questa e questa è sempre una carta di Tiger, queste sono copertine, simile sempre a queste veline qua così, ed è sempre di Tiger, guardate, con le pin-up, questa stile anni 50, cos'è? So che mia figlia ha detto anche il nome ma io non me lo ricordo. Poi invece queste, se le fate con una carta un po' più resistente, diventano rigide così, con una plastifica, con dei fogli da 125. Vanno bene lo stesso, ma sono un po' troppo rigidi, direi. Però sono belli, questa è quella con i limoni. E poi ne ho fatta un'altra, sempre con questa carta, che è una carta sempre che ho trovato. Questa l'ho fatta con una carta da pacchi, per fare i pacchi regalo, guardate che carina che è, messa doppia, perché mi piace insomma che ci sia anche il dentro bello decorato. E poi vi faccio vedere degli altri midori che ho fatto invece con i tovaglioli. È la midori che vi ho fatto vedere prima, fatta con la carta di Tiger, vi ho fatto vedere all'inizio del video, e queste invece, li riconoscete, questi sono i tovaglioli di Tiger.
con il sistema, il classico sistema che vi ho fatto vedere come faccio a fare le buste per gli stickers, c'è il video come faccio a plastificare i tovaglioli, e questa è la Midori che sto utilizzando, in questo caso lei è al femminile, chissà come mai mi viene una volta maschile e femminile, vedete che ho fatto le sedi, qua ho messo degli elastici, anche questo è un elastico che avevo di una cartellina, questo pure mi sembra, sì, infatti ci sono i ferretti. E questo è, questa insomma è un'altra Midori dove ho attaccato delle buste in questa maniera, delle buste così, e qui ci faccio un po' di scrap, ci faccio delle pagine molto rilassanti da fare queste cose, guardate tutti i gelati di Tiger, mi ero presa il rotolo, poi queste, guardate che carina, questa qua è una Midori che avevo preso da Etsy. Aveva un'altra copertina, naturalmente aveva la copertina che vi ho fatto vedere prima, aveva questa copertina qua, e io ho tenuto i taccuini però perché sono quelli di Salvador Dalì e mi piace come l'ho presa proprio perché c'era Salvador Dalì, quindi vedete che sono già decorate queste, qui le ho unite con, vedete com'è, è anche molto leggera la copertina, le ho unite con questo calamita, con questa calamita le ho unite, e poi qua in mezzo l'ho unita con questo, quello che vedete fuori, che è un altro elastico sempre di una cartellina, qui ci sono i quadretti, questo taccuino è con i quadretti fatto in questo modo, e poi c'è un taccuino fatto così che è scritto e ha le foto dei quadri di Salvador Dalì, secondo me piace molto come pittore, molto estroso, e insomma mi sono fatta una Midori con i suoi tre taccuini che però, come ho detto, ho comprato insieme, cioè ho comprato da un sito su Etsy che vende dall'Ucraina vende, e qui ho attaccato un'altra busta, però insomma la copertina l'ho fatta io. Visto il video, quello sulle buste per gli stickers fatte con i tovaglioli di Tiger, saprà anche come ho fatto questa copertina, e poi ne ho fatta un'altra, questa con altri tovaglioli sempre di Tiger con il gelato. E qui cosa ho fatto? Ho messo due taccuini invece che ho comprato, perché questi taccuini si vendono, sono un po' più grandi di quelli che vi ho fatto vedere, e questi qui sono fatti con gli scarti della mela, ma veramente è una produzione super ecologica, insomma, di questi taccuini ne ho preso uno a quadretti e uno a riga, in questo caso ne ho messi solo due perché sono abbastanza grandi, però mi sono fatta la copertina sempre con i tovaglioli di Tiger, all'interno invece ho messo una carta di Tiger, di quelle dei soliti blocchi, e le ho fissate sempre alla stessa maniera con questi elastici. Guardate, questi libricini ci sono anche in versione piccola, per chi è interessato e non vuole farseli li trova anche tranquillamente, se non avete voglia di farvi i libricini voi potete comprarli anche da Amazon, anche la plastificatrice potete divertirvi di più, se non avete la plastificatrice potete sempre mettere una copertina alla vostra Midori, cioè, ovviamente togliendo l'elastico. Mettete una copertina di quelle per quaderno piccolo, così, e così insomma la proteggete. Ma ci sta anche dentro. Ah, soltanto ci sta dentro, soltanto nella, non dentro, nel, la sagomate bene. E potete farvi la vostra Midori. Ecco qua, qua dopo tagliate quello che è in più. Ecco qua, ed è bella protetta, io trovo che sia una cosa troppo divertente e troppo carina quella insomma di farsele fatte in casa. Adesso questa andrà insieme a tutte le altre, ma anche altre che farò, di questa sono molto contenta, anche di questa che mi sono fatta, come vedete potete anche stamparvi se avete la stampante potete stamparvi anche i refill da Etsy pagando pochissimo, 3 euro per tipo di refill insomma. Poi dopo questa alle vostre Midori va aggiunto, si può mettere tranquillamente un charms e basta, il video termina qua. Niente, spero di avervi fatto compagnia, avervi dato qualche magari spunto, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!